Il Circolo Salva Danè promuove l'arte e la solidarietà. Il sodalizio di Via De Amicis a Milano si conferma luogo di aggregazione e di impegno sociale con la mostra di pittura In Segno di Pace, una collettiva di 8 tra i più interessanti artisti milanesi, capitanati da Anna Maddaluno, che ha attirato negli spazi di Porta Ticinese decine di curiosi appassionati d'arte che hanno preso parte all'inaugurazione e hanno acquistato i quadri in mostra. L'intento del resto era del tutto benefico. L'incasso andrà alla locale delegazione di Emergency che ha preso parte alla vernice di inaugurazione. Questa mostra si intitola In Segno di Pace e pace è tutto fuorché un concetto astratto, plano e ingenue. La pace è qualcosa di estremamente concreto, è qualcosa che si costruisce giorno per giorno. E come si costruisce? Si costruisce praticando e diffondendo i diritti. Quello che ci accomuna è la volontà di far sentire la nostra voce di pace. Cioè, poiché viviamo in un momento che è molto difficile per tutti, abbiamo deciso di lanciare il nostro grido usando quello che sappiamo fare meglio, che è la pittura. E poiché riteniamo che la pace non è qualcosa che tu dici ciao, facciamo la pace, no, ci stringiamo la mano, ma è un dato culturale. Va curata in tanti aspetti e quindi attraverso la pittura piuttosto che la musica, piuttosto che altro, attraverso la scienza, quindi abbiamo chiamato Edoardo Boncinelli, che purtroppo non è potuto venire per un incidente, che ci parlerà del concetto di umano nell'era digitale, perché è importante anche quello, e l'aspetto concreto, pratico di aiuto ai popoli che sono in guerra e tramite Emergency, per cui parte del ricavato andrà ad Emergency. Volevo chiederti se ci fai una breve storia di questo storico circolo El Salva Danè. Nasce nel 1200, era un vecchio convento di cui poi ci sono state tutte le vicissitudini, si sono sviluppate fino agli anni, alla fine degli anni 40-50, lo Stato che ha acquisito questa proprietà l'ha donata al Comune di Milano. Il Comune di Milano allora poi l'ha strutturato e ha fatto tutti questi lavori, ha costruito tutte queste possibilità di cui è immenso questo circolo. Ci sono diverse associazioni. Cos'è successo? Associazioni culturali, benefiche, associazioni di anziani, associazioni anche. Perciò e direi che questo è lo. Noi il Salva Danè l'abbiamo acquisito negli anni, alla fine degli anni 70. Nell'80 l'abbiamo acquisito noi, è passato in mano a noi, che di cui io ero il segretario e il presidente era il dottor La Rovere, che è qui nella foto. Qui dopo poi, dopo averlo seguito, il presidente dopo poi è venuto a mancare. Professoressa Cossu, qual è la mission di questo circolo? La mission di questo circolo è soprattutto culturale ed umanitaria, perché questo è un circolo benefico, a scopo benefico. Noi lavoriamo tutto l'anno con delle iniziative culturali a scopo umanitario e poi soprattutto abbiamo delle attività tutte le settimane dove vengono le persone anziane a giocare a bridge, a giocare a burracco e anche a scacchi. E questo è importante, il lunedì abbiamo sempre il bridge, il burracco si svolge di mercoledì e gli scacchi il sabato. Ecco, questi giorni abbiamo sempre queste attività, però poi affittiamo la sala per le iniziative culturali e ne svolgiamo anche noi alcune, prendiamo già noi l'iniziativa a fare delle iniziative, delle cene a scopo benefico. Va bene noi, va bene tutti quelli che non imbracciano, no? Un fucile per ammazzare qualcuno, va bene uno studioso e quindi abbiamo pensato poi a Edoardo Boncinelli. Mi ci sente sempre più spesso dire manteniamoci umani, non smettiamo di essere umani in circostanze diverse, da una parte avanzata della tecnica, dall'altra la cosiddetta intelligenza artificiale che per qualcuno è un nemico, oppure semplicemente
per un certo scadimento del costume che tutte le epoche hanno sempre voluto. Cosa vuol dire perdere l'essere umano? Bisogna dare un contenuto a questa affermazione, fermo restando che personalmente io penso che il pericolo non esista. Non è facile definire che cosa voglia dire essere umano. Anzi, se si facesse questa domanda a diverse persone, probabilmente darebbero tutte risposte diverse. Poi, ma dopo il Covid, è successo che si è chiuso completamente, 20 e 21 e inizio 22, perciò adesso stiamo lentamente riprendendo tutti i contatti e con tutte le associazioni, di cui c'è questa associazione, c'è poi la fondazione CEA e c'è anche quella del primo sindaco di Milano.